Buonasera. Allora, con grande piacere, come sapete, noi chiudiamo questo ciclo con Enrico Letta, che io gli farei anche un applauso, Esatto, ringraziandolo di aver accettato di venire a Bologna in questo periodo. È un incontro sul suo libro Anima e Cacciavite, pubblicato da Solferino. Abbiamo con noi questa sera il saluto del Matteo Lepore, assessore alla cultura al Comune di Bologna, nonché candidato. Poi abbiamo Alice Lyle e abbiamo Poi abbiamo il piacere di avere anche Francesca Schianchi, che farà da coordinatrice dell'incontro, che la ringraziamo perché è stata coinvolta all'ultimo momento. Allora, voglio solo ricordare, per chi non lo sapesse, che La Voce dei Libri nasce in collaborazione col Comune di Bologna e l'Istituzione Biblioteche di questa città, con il sostanziale finanziamento strutturale di COP Alleanza 3.0, perché come sempre quando si fanno eventi bisogna avere il sostegno, e anche di BPER, questa banca che è una tra le poche in Italia che finanzia tutte le iniziative legate al mondo dei libri. Questo è l'ultimo incontro di giugno, troverete poi a giorni il programma di luglio che verrà fatto nella cortile dell'Archiginnasio. Vi ringrazio della partecipazione e do la parola a Matteo Lepore. Grazie Romano, al quale farei un grande applauso perché lui e tutto il suo staff, sempre chiamare applauso per noi per una volta. Allora, grazie di questa bella partecipazione e grazie a Elie Schlein e Enrico Letta. A noi fa molto piacere avere loro qui a presentare il libro Anima e Cacciavite. Io sono assessore alla cultura e penso che sia importante, nell'occasione in cui abbiamo qui il segretario nazionale del PD, che è una figura importante per il nostro paese, dire quanto Bologna ami la cultura e sia una città di cultura. Per noi, dentro Sala Borsa, in questa bellissima piazza coperta, fare le presentazioni dei libri è in parte una novità, nel senso che si è fatto per tanti anni, diciamo, in modo così organizzato e strutturato è una novità, perché Bologna vuole essere all'avanguardia su questi temi. È una città universitaria, è una città dove vivono decine di migliaia di ragazzi che scelgono Bologna per questa caratteristica. E noi abbiamo il pregio di dire che ci hanno scelto avendo grandissime aspettative nei confronti di Bologna. Questo luogo racconta le grandi trasformazioni che la nostra città ha avuto. Questo è stato un luogo di commercio, la borsa, un luogo nel quale si sono svolti i campionati di Serie A di basket. Qui si giocava basket e, quando si fai un giro, insomma, vedrai anche le foto di quando la Virtus palleggiava con i canestri sopra questi luoghi. Poi con Bologna 2000, città europea della cultura, la grande trasformazione di nuovo che dà questa visione straordinaria di questi ballatoi che sono dedicati ai libri, sono dedicati al cinema. Trovi qui le locandine di alcuni dei film più belli della storia del cinema, e all'ultimo piano la novità della storia della musica popolare che dal dopoguerra in avanti ha visto Bologna come patria della musica leggera. Sala Borsa è uno di quei luoghi che fa innamorare i ragazzi che la scelgono di Bologna. È un po' come il cinema in piazza, in questi giorni lo vedete montato in Piazza Maggiore. Io mi ricordo sempre la prima volta che ho girato l'angolo e ho visto una sera 5.000 persone sedute per terra che guardavano il grande schermo. È uno di quegli effetti sorpresa che la nostra città regala, in particolare alle persone che appunto l'hanno scelta venendo da lontano. Questa è la magia della cultura, la magia della socialità, la magia di una città che sa tenere insieme l'istruzione, l'educazione, il riscatto sociale, l'idea dei diritti civili con l'idea dei diritti sociali. È una grande città democratica, una grande città progressista, come a me piace dire. E credo che l'Italia abbia bisogno di più luoghi come questo. Nelle mie relazioni con tanti assessori alla cultura di ogni città d'Italia, a volte sono rimasto affascinato da come altre città italiane siano così belle, così piene di offerta culturale, di istituzioni culturali.
altre volte sono rimasto colpito da quanto invece la mancanza di biblioteche pubbliche, di piazze del sapere, di luoghi della cultura, facciano ancora del nostro paese un luogo che non porta avanti un dettato costituzionale, come quello dell'articolo 9, che dice che la nostra è una repubblica che deve promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tutelare il paesaggio, quel paesaggio dove vivono milioni di italiani, perché la maggior parte degli italiani vivono proprio fuori dalle grandi città. Ecco, tu scrivi, hai scritto un libro dove si parla dell'anima e del cacciavite, di come la politica può tornare non solo a darsi delle regole anche di un buon costume, di un'etica, di una propria morale, ma di come soprattutto la politica può aggiustare questo paese tornando ad essere anche militante, impegnata. Come sai, in questi giorni abbiamo affrontato una lunga marcia insieme con tante persone per le nostre primarie. Lo abbiamo fatto coinvolgendo la città. Alcune persone si sono fidate, altre no. Tanti hanno partecipato. Credo che quest'anima e questo cacciavite sia una parte importante dell'idea della politica che a Bologna, almeno nel nostro campo, abbiamo. Ti ringrazio per aver scritto questo libro, ti ringrazio per il ruolo che stai portando avanti. Sappi che avrai sempre Bologna come interlocutore importante, e se nelle politiche nazionali del Partito Democratico metterai, come già stai facendo, i giovani e la cultura al primo posto, sappi che avrai sempre Bologna come una voce importante per rafforzare questo messaggio. Grazie e buona presentazione. Buonasera a tutti, grazie di essere qui innanzitutto. Direi che abbiamo qualche minuto in ritardo, quindi partiamo subito con Anima e Cacciavite, il libro che il segretario Letta ha cominciato a scrivere prima di essere segretario del Partito Democratico, quando ancora era professore a Sciences Po a Parigi e, da come leggiamo nel libro, pensava di essere in un'altra direzione. Intanto a 3 mesi e mezzo, quanti sono? 2 mesi e mezzo dall'inizio di questa avventura, le chiedo se è soddisfatto, se per caso c'è un momento in cui si è pentito, visto che nel libro racconta di quanto i ragazzi all'estero chiedono ma perché tornare in Italia. Lei si è pentito di averlo fatto? No, intanto grazie a tutti, buonasera, grazie di questa occasione, ringrazio tantissimo Romano e tutti gli amici che hanno veramente voluto organizzare questo incontro, tutti voi che avete sfidato il caldo e anche, diciamo, il passaggio psicologico, il fatto di ricominciare a vedersi di persona, che è un problema che almeno a me sta creando molta inerzialità nel mettersi a fare cose, quindi credo che dobbiamo riprendere rapidamente, credo che sia molto importante perché è bello fare le cose in digitale, in Zoom, ma francamente non si capisce molto bene cosa pensa le persone quando fai le cose in Zoom e in digitale. Vedi tante facce in un video, poi alla fine ti chiedi ma sono d'accordo, non sono d'accordo, ho detto cose giuste, non ho detto cose giuste. Quindi in questo senso, meno male che ricominciamo, credo che questo sia molto bello e molto utile. Tra l'altro saluto veramente con affetto Matteo, gli faccio i complimenti per il modo col quale ha gestito questa bellissima avventura delle primarie. Credo che averle fatte e gestite così bene sia un ottimo punto di partenza per fare di queste elezioni ciò che farà di Bologna un punto di riferimento nazionale fondamentale, ancora di più di quanto lo è già. Ma io rispondo molto semplicemente alla domanda dicendo no, non mi sono assolutamente pentito di essere rientrato, anzi sono molto contento di quello che stiamo facendo, trovo che sia un'avventura bella, interessante, trovo che sia un paese che ha tanti problemi e credo che noi dobbiamo essere in grado di mettere i piedi dentro i problemi, mettere le mani, appunto, il cacciavite, cioè trovare le viti che vanno avvitate e anche quelle che vanno svitate, cioè essere in grado di cambiare le cose. Questo è lo spirito col quale mi ci sono messo. Qualcuno mi ha detto ma insomma sei troppo radicale in questa tua seconda vita politica, e io invece dico che mi sento assolutamente me stesso in quello che sto facendo, perché trovo che il nostro paese, se vive in modo troppo inerziale e troppo in conservazione quello che siamo,
non ci rendiamo conto che abbiamo talmente tanti problemi che non stiamo affrontando, che questo sarà per il nostro futuro molto molto complesso. Ecco perché sostenibilità, ecco perché giovani, ecco perché donne, ecco perché transizione digitale, ecco perché disuguaglianze e fossati che si sono allargati da recuperare. Per me queste sono le parole chiave sulle quali lavorare e sono quelle che, per le quali ho scritto il libro. Un libro che diventa in qualche modo, appunto, dicevo, iniziato prima dell'esperienza da segretaria, ma che diventa in qualche modo un programma, no, del nuovo Partito Democratico. Allora, intanto il titolo, Anime Cacciavite, dove, se capisco bene, l'anima sono i grandi valori, quelli irrinunciabili, quelli per cui vale la pena fare le battaglie, e la cacciavite è la competenza e la pazienza di, come dire, intervenire e mettere le cose a terra. Partirei dall'anima, perché poi come dire, l'attualità ci incalza, no? Quindi l'anima delle cose che state facendo, porto subito a terra il discorso, includendo anche ovviamente la vicepresidente Schlein, e mi chiedo, domani c'è un tavolo di confronto sul DDL Zan. Intanto quello direi è anima, diritti, credo sia di quel tipo, lei cita i diritti proprio tra le cose per le quali fare battaglie. Domani c'è un tavolo di confronto, sappiamo che il Vaticano è intervenuto chiedendo delle modifiche, Salvini le ha chiesto un incontro e oggi in un'intervista proprio sulla stampa ha detto, Letta mi ha mandato un messaggio e mi ha detto ci vediamo in Parlamento. Perché non vuole vedere Salvini e qual è la posizione sul DL Zan definitiva, come dire, quella che voi portate in Parlamento? E poi vorrei chiedere alla vicepresidente un commento su questo, che credo sia un tema che lei anche riguarda soprattutto ai diritti. Ma intanto io nella dicotomia anima e cacciavite non distingo le cose in modo tale che una cosa è anima e l'altra è cacciavite. Ci sono tante cose in cui c'è insieme il valore profondo, alto, molto elevato, ma poi quel valore, se non trovi il modo di applicarlo nel modo giusto, rimane semplicemente una espressione retorica. E io non sono semplicemente per le espressioni retoriche, sono perché tutto ciò sia vissuto, viva, concretamente viva, ed è esattamente nel caso in questione uno dei temi essenziali. Credo profondamente che questa discussione in corso nel nostro paese sia una discussione che deve essere molto molto centrata sulle cose, su come riuscire a fare le scelte giuste in Parlamento. Io ho risposto a Salvini dicendo ci vediamo in Parlamento, per me è il massimo che si possa dire, cioè, il Parlamento è il luogo dove si deve discutere. Certo, però su questo tema il punto qual è? Il punto è che l'atteggiamento della Lega e di altre forze politiche è stato un atteggiamento non di chi vuole aggiustare un provvedimento, di chi vuole migliorare un provvedimento, di chi vuole cambiare alcune cose, no, semplicemente l'atteggiamento fino adesso è stato quello di semplicemente cancellare ed eliminare quel provvedimento. Quindi il mio atteggiamento cauto, mettiamolo così, nasce da questo fatto. È difficile fidarsi dell'interlocuzione con qualcuno che fino adesso ha semplicemente detto che quel provvedimento va cancellato e ha messo in campo un'idea che è l'idea esattamente opposta. Lo cito questo punto perché dobbiamo essere tutti molto seri, per cui ognuno porta la sua idea, la portiamo in Parlamento e in Parlamento io sono convinto che chi vuole migliorare le cose avrà modo di farlo, chi vuole un'interlocuzione vera avrà modo di farlo. Io non mi sono mai sottratto a nessun confronto e noi non ci sottraiamo al confronto. Nel primo passaggio parlamentare, è stato un passaggio parlamentare con un confronto molto aperto, nel quale alcune cose si sono cambiate, altre sono rimaste, quindi è stato un luogo di dibattito vero e io credo che debba continuare a essere così. Il Parlamento è il luogo del dibattito, però ripeto il concetto, noi siamo anche molto attenti a un'interlocuzione con chi ha voglia di migliorare le cose e non con chi ha voglia di
affossarle. Se io guardo la modalità con la quale il presidente, il relatore del provvedimento, leghista al Senato, ha organizzato tutte le audizioni parlamentari, sono state audizioni parlamentari organizzate esclusivamente per affossare il provvedimento, non per migliorare la discussione. Quindi questo è il motivo, non faccio nessuna polemica e non voglio aggiungere nessun tono polemico a questa vicenda, dico soltanto che è una questione delicata che tocca molti aspetti complessi della convivenza nel nostro Paese e anche aspetti di innovazione nel modo col quale conviviamo, nel modo col quale viviamo. È una cosa che non riguarda soltanto l'Italia. Tutta Europa e tutto il mondo è attraversato da discussioni molto forti su una frontiera di novità. Queste discussioni portano a dei momenti di grande tensione. Basta pensare cosa è successo in Ungheria negli ultimi giorni. Io ho incontrato venerdì e sabato, sono stato a Berlino all'incontro dei partiti progressisti europei e ho conosciuto lì il sindaco di Budapest, che è una personalità molto interessante, perché il sindaco di Budapest sta diventando il punto di riferimento di tutta un'alleanza anti-Orban che potrebbe fare quello che in passato nessuno è mai riuscito a fare, cioè mettere insieme tutti coloro che credono che Orban sia un problema per l'Ungheria e per l'Europa. E l'ho trovato straordinariamente interessante e vedo che lì accadono cose, ecco, evoluzioni che sono in corso anche da noi. Quindi aggiungo anche una cosa per essere chiaro fino in fondo: io non ho avuto e non ho nessun atteggiamento irrispettoso nei confronti delle posizioni che sono assunte da soggetti, che si tratti della Santa Sede o che si tratti della Conferenza Episcopale, che come tutti i soggetti che fanno parte della società del nostro Paese o nel caso della Santa Sede uno Stato estero legato al nostro Paese da un rapporto concordatario, che hanno tutto il diritto di dire cosa pensano e di intervenire. Così come il Presidente Draghi ha chiarito, il Parlamento è il luogo che poi decide. Ma nel nostro Paese, il nostro Paese che è abituato a discussioni, dibattiti, e nessuno vuole limitare queste discussioni, questi dibattiti, aggiungo il mio rispetto, il nostro rispetto è pieno e totale. C'è bisogno di essere in questa vicenda, lo dico rispetto soprattutto alle battute di Salvini, c'è bisogno di essere seri e quindi di andare al merito delle cose, di sapere che nel nostro Paese una norma è necessaria, perché la norma da cui partiamo è la legge Mancino del 92. E dal 92 a oggi le cose in Italia sono cambiate, quindi quella norma va cambiata, c'è un'esigenza e un'urgenza di farlo e noi ci stiamo muovendo in quella direzione, stiamo parlando alla società italiana e lo vogliamo fare nel modo giusto per un discorso di avanzamento della nostra società. È una norma di civiltà quella che dobbiamo fare, quindi ci vedete così determinati e attenti, anche perché sono passati 29 anni, 29 anni sono assolutamente troppi, e aggiungo, questo per me è molto importante, c'è su questo tema, per motivi sociologici, uno stacco generazionale. E lo dico soppesando questa riflessione, queste parole: noi dobbiamo assolutamente interloquire e far sì che le generazioni del nostro Paese interloquiscano tra di loro. C'è stata un'evoluzione molto forte, i più giovani su questi temi si trovano su frontiere sulle quali i meno giovani non sono, per motivi oggettivi, e dobbiamo comprenderci a vicenda, perché questo è un Paese che ha dimostrato l'anno scorso e in questa primavera una straordinaria capacità delle generazioni più giovani e meno giovani di tenersi per mano. Quando io penso che cosa hanno fatto i nostri ragazzi, hanno accettato di chiudersi in casa, non toccati dal Covid, perché non erano toccati dal Covid, hanno salvato la vita di intere generazioni stando chiusi in casa. Segno che esiste una grande forza generazionale, di unità generazionale, e in questa vicenda queste differenze generazionali emergono, dobbiamo essere tutti molto bravi a cercare di tenerle insieme. Il rischio però quello
Io penso che in queste vicende bisogna fare tutto alla luce del sole, e d'altronde anche Salvini ha deciso di fare tutto alla luce del sole. Salvini ha annunciato che mi avrebbe scritto sul mio telefono privato un WhatsApp, ha annunciato ai media, poi l'ha fatto, poi ha annunciato anche che io avevo letto il WhatsApp, quindi è tutto molto trasparente in questa vicenda. Quindi io mi sento di dire, sono anch'io su questa logica di trasparenza, siamo trasparenti fino in fondo, ognuno su questa vicenda va di fronte all'opinione pubblica e in Parlamento si assume le sue responsabilità, come è giusto che sia. Alla vicepresidente Schlein volevo chiedere, visto dall'osservatorio del territorio, da un centro-sinistra allargato come qua a Bologna, che speranze ci sono che una legge così, di cui le chiedo se lei è favorevole, come la trova, ci sono anche pezzi di sinistra, ad esempio di femministe, che dicono va rivista, lei cosa ne pensa e se secondo lei ha possibilità di passare una legge? Buonasera a tutte e a tutti, anzitutto grazie di questo invito, saluto Romano Montroni, naturalmente Matteo Lepore, ringrazio Francesca Schianchi di essere con noi a moderarci, soprattutto ringrazio Enrico Letta che ha voluto coinvolgermi, ecco, in questa presentazione bolognese del suo Anima e Cacciavite. Caro segretario, tu sai che questa è la città dove ieri abbiamo festeggiato il 39esimo compleanno del Cassero, che è stato il primo spazio pubblico concesso all'associazionismo LGBTI. Per rispondere alla domanda, io dico che quella legge deve passare, e deve passare subito, perché l'aspettiamo da troppo tempo, e non tanto noi, l'aspettano le persone che quotidianamente sono ancora vittime di discriminazioni omo, bi, lesbo, transfobiche o anche di natura sessista o ancora per essere persone con disabilità. È una storia di tutti i giorni. L'altro giorno, mentre si recava al Pride di Milano, è stato aggredito un ragazzo di 12 anni. Questa è la gravità della situazione in cui versiamo, quindi io sono convinta che l'aspettiamo da troppo tempo e francamente anche, diciamo, la parte di critiche che arriva per chiedere di rivederne alcune parti marginali, abbiamo maturato un po' troppa esperienza e, scusatemi il francesismo, anche un po' troppa incazzatura in questa battaglia per non pensare che abbiano come finalità ultima quella che diceva poc'anzi, e lo condivido il segretario. Anzi, devo dire che questa regione si è dotata già 2 anni fa di una legge regionale contro l'omolesbo-transfobia. E l'abbiamo visto quel tipo di argomenti. Ci sono volute 40 ore non stop di voto del Consiglio regionale con un fortissimo ostruzionismo delle destre. Ci sono delle mappe interessanti della rete ILGA a livello europeo che dimostrano come dove mancano le leggi che riconoscono i diritti fondamentali, in questo caso alla comunità LGBTI, sono più frequenti gli episodi di aggressione e di violenza. Allora, io chiedo a coloro che si oppongono all'approvazione di questa semplice legge, non so se l'avete letta, cogliete l'occasione per entrare, perché è una delle leggi più brevi, peraltro, che io abbia avuto occasione di leggere, e dice una cosa banale, dice sostanzialmente che così come la legge Mancino stabilisce che non si possono discriminare le persone sulla base della loro razza, non lo si può fare neanche sulla base del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere, del fatto che sia una persona che ha una condizione di disabilità. Dice una cosa banale, io non riesco a capire come l'ostruzionismo di quelle destre si giustifichi. Uno degli argomenti che usano più spesso è quando parlano di deriva liberticida. Non voglio entrare nel tecnicismo, ma c'è peraltro un articolo di quel testo del DDL Zan che specifica che non punisce la libertà di espressione. Ci sono limiti chiari già insiti alla nostra Costituzione, c'è una folta giurisprudenza peraltro a riguardo. Però il tema è un altro, il tema è deriva liberticida, presuppone che loro stiano difendendo una libertà. Quale libertà stanno difendendo? Quella di gettare benzina sulla casa di una coppia omosessuale a Verona 2 anni fa? Quella di ammazzare Maria Paola Gaglione recentemente solo perché ha una storia con una persona trans? Ciro, vi ricorderete il dramma un anno fa, mi sembra, in Campania? O ancora quella di picchiare quel ragazzo mentre va al Pride? O ancora quella di discriminare il nostro comune amico Jacopo Meglio, consigliere regionale della Toscana, soltanto per il fatto che è disabile? O di discriminare le donne in quanto donne? Quella è una legge che punisce dei crimini di odio. Io non riesco ancora a capacitarmi di come questo possa essere divisivo. E devo dire, anche rispetto ad alcune ingerenze che abbiamo visto, su cui ho un giudizio forse un po' più polemico di quello del segretario, me lo permetto,
Perché? Perché non ho mai visto una nota della Segreteria di Stato del Vaticano affannarsi a, diciamo, contrastare l'ingresso nelle scuole, non tanto di associazioni che possono contribuire a fare educazione alle differenze per prevenire alla radice queste discriminazioni, ma l'omofobia è già entrata in quelle scuole e fa vittime, e le fa anche tra i più giovani. Peraltro parlo scossa, come penso alla comunità che ho davanti, da un ulteriore fatto di cronaca gravissimo avvenuto a Monteveglio proprio ieri, quando si è ritrovato il corpo senza vita di Chiara Gualzetti, che pare adesso saranno gli inquirenti a vedere di stabilire quello che è accaduto, ma c'è stato un suo coetaneo che ha confessato. Ecco, io sono sconvolta da questo fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità a cui mi stringo, e penso, ma davvero non ci rendiamo conto che i fenomeni di discriminazione sono già innervati dentro a quelle stesse scuole? E mi ha scolpito di quella nota la scelta delle parole, quando si è detto che negli aspetti di criminalizzazione della discriminazione si lederebbe un diritto, in questo caso appunto dell'organizzazione ecclesiastica. Ecco, prontissimi al dialogo, però siamo in uno Stato laico e come tale sono d'accordo che il Parlamento sia libero di scegliere, e mi auguro che la legge sia al più presto in Parlamento e che venga votata, e che ognuno, come diceva poc'anzi il segretario, si assuma in trasparenza la responsabilità davanti non alle altre forze politiche, ma a quelle persone che purtroppo quotidianamente ancora subiscono sulla propria pelle queste discriminazioni. Non mi ha fatto una previsione, però, se ci crede che questa maggioranza, sì, ce la possa fare. Io ci credo. Io ci credo e penso che sia un tema peraltro che ha una sua trasversalità. Ci possono benissimo essere forze moderate o anche di centrodestra che votano a favore, qualcuno l'ha anche dichiarato. E io penso che sia appunto una questione non di bandiera politica, ma di civiltà e di responsabilità rispetto soprattutto a queste nuove generazioni. Sono nuove generazioni che si stanno mobilitando in tutto il mondo indicandoci una via, che è quella della intersezionalità, che è un concetto che sembra lontano ma è vicinissimo a noi. L'ha teorizzato Kimberlé Crenshaw nell'89. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere la consapevolezza, e secondo me nelle piazze che abbiamo visto qui davanti, Enrico, io ho visto una piazza di giovanissimi per i Fridays for Future, per gli scioperi per il clima, ma ne ho vista una ancora più giovane, se possibile, anche dopo la pandemia, era durante l'estate scorsa, si era riempita, ricorderete, per Black Lives Matter. Erano giovanissimi. Allora mi sembra che nelle nuove generazioni si stia facendo largo questa idea che giustizia ambientale e sociale, contrasto ad ogni discriminazione e diseguaglianza, stanno insieme. Mi pare di vederlo questo seme, e allora accompagniamolo con una normativa che non faccia né più né meno di quello che appunto si diceva nella legge Mancino, cioè che dica che io non posso deliberatamente odiare una persona solo in virtù del fatto che è donna, che è disabile, oppure che è una persona lesbica, gay, non binaria oppure bi. Le chiedevo se ci crede, perché se crede che questa maggioranza ce la possa fare, perché maggioranza strana, come abbiamo detto fin dalla nascita del governo, e la novità di giornata è che la forza con il più alto numero di parlamentari sta vivendo un travaglio pazzesco. Forse qualcuno l'ha visto, Grillo poco fa ha fatto un post dove sostanzialmente scarica Conte, quindi dice: chiuso, il suo statuto è seicentesco, non abbiamo bisogno, dice una cosa tipo non ha visione politica, insomma si consuma una lacerazione molto forte del Movimento 5 Stelle. Per questo chiedo intanto al segretario che conseguenze può avere sul governo. Finora voi nelle dichiarazioni ufficiali avete sempre detto di guardare con rispetto alla gestazione, alla nascita del movimento, di questo nuovo movimento, di questa nuova leadership. Oggi però il fatto nuovo è che questa leadership non nasce e che questa lacerazione potrebbe avere conseguenze sui numeri in Parlamento, sul sostegno al governo Draghi. E poi chiedo anche alla vicepresidente Schlein le ripercussioni che ci possono essere anche qui, perché anche qui come dire, ci si avvia a una elezione amministrativa con l'idea di un centro-sinistra largo e di un'alleanza anche di 5 Stelle. Però chiedo al segretario. Rispondo in modo molto semplice e secco: è un travaglio complesso, e ovviamente guardiamo questo travaglio complesso con grande rispetto e aggiungo anche con un po' di preoccupazione, lo dico molto francamente. È ovvio che
Io avrei molto preferito che ci fosse stata una maggiore capacità di dialogo tra di loro, spero ancora che questa capacità di dialogo ci sia e che questo dialogo porti a un rafforzamento del ragionamento tra di loro, della capacità di intendersi e si eviti soprattutto frammentazioni e deflagrazioni, che io ritengo siano semplicemente un regalo alle destre, nel senso che se guardiamo lo scenario politico del nostro paese, lo scenario politico italiano, lo scenario politico in cui esiste un asse tra Salvini e Meloni, che è un asse assolutamente pieno di problemi, perché non riescono nemmeno a trovare insieme il candidato sindaco di Milano, figuriamoci come faranno a governare. E qui l'impressione qui è che non abbiano nemmeno voglia di partecipare alla competizione, perché se no l'avrebbero ampiamente. Però ecco che il caso di Milano, che insomma l'altra volta ci ricordiamo tutti cos'è stato a Milano, c'è stata una discussione da parte loro che è una discussione che non sta portando da nessuna parte. Comunque torno alla risposta per dire: io vedo un rischio, ed è un rischio che ho sempre usato molto fortemente anche per i miei atteggiamenti e per rendere evidente a tutti dentro il Partito Democratico e attorno al Partito Democratico che è il momento di unire, non è il momento di dividere, perché in una fase finale della legislatura come quella nella quale stiamo entrando, in cui ci sarà un passaggio chiave per la vita del nostro Paese, consentitemi tra l'altro nel momento nel quale cito questo passaggio chiave, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica nel mese di gennaio e febbraio prossimo, fatemi fare gli auguri di cuore a un Presidente della Repubblica emerito che oggi compie 96 anni, che è Giorgio Napolitano, credo al quale va veramente tutto il nostro affetto e i nostri auguri più sentiti. Ma insomma, quello è un passaggio nel quale bisogna essere uniti. Il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica è un passaggio in cui bisogna essere uniti, avere le idee chiare, essere ben determinati. E io, francamente, vedo in tutta questa vicenda un timore che ho molto forte, è quello di una divisione e di frammentazioni che possano portare a qualcosa di molto complesso, perché, ripeto, quella è una partita che gioca un ruolo fondamentale per l'organizzazione del nostro sistema anche per gli anni prossimi. Io non vedo problemi per il governo Draghi, ma per un motivo molto semplice. Francamente, nella situazione in cui siamo, con la campagna vaccinale da concludere, con il timore delle varianti Delta, Beta e quant'altro, con il PNRR che deve essere messo immediatamente in cantiere e accelerato subito, l'idea che oggi ci si possa mettere a rischio la vita del governo mi sembra una cosa che fuori da qualunque logica, quindi io sono convinto che tutti lavoreranno nella buona direzione e nessuno farà, diciamo, sì che queste difficoltà finiscano per ripercuotersi sul governo. Credo che questo non possa essere e non abbia nessun senso. Dicevo però con la vicepresidente, c'è stato il voto alle primarie il 20 giugno scorso, abbiamo appunto il candidato sindaco Lepore, l'altro giorno lui ha parlato quasi di un nuovo Olivo proprio a Bologna, dove raccogliere il PD, varie forme civiche, centrosinistra e anche il Movimento 5 Stelle. Dal punto di vista degli accordi sul territorio, del tentativo, no, di instaurare dei dialoghi sul territorio, secondo lei questa vicenda può in qualche modo rallentare, frenare, creare problemi? Oppure, come dire, sul territorio il rapporto è su un altro livello, quindi va avanti autonomamente, tra virgolette? Io penso di no. Penso che bisognerebbe ribaltare il ragionamento, cioè spero, condividendo la preoccupazione del segretario Letta, spero che invece guardando a quello che stiamo facendo a Bologna si ritrovino le ragioni per parlarsi e per stare insieme. Lo dico col massimo rispetto che ho sempre delle discussioni interne dei soggetti di cui io non faccio parte. Lo dico guardando a come siamo arrivati qui, e cioè non con accordi a tavolino,
ma attraverso una candidatura credibile che ha abbracciato un progetto e una visione del futuro di questa città che si basa su tre ingredienti principali: la giustizia sociale, quindi il contrasto alle diseguaglianze, la transizione ecologica, cioè come puntiamo a rendere Bologna una delle 100 città europee che si riesce a decarbonizzare prima del 2030, e il terzo punto è quello del lavoro di qualità, il contrasto allo sfruttamento e il precariato, temi che anche il segretario in questo libro affronta, ad esempio sul tema, poi magari ci torniamo, del salario minimo, no? Su cui si sta discutendo anche in Europa. Allora, su questi temi io sono convinta, lo dico anche da un po', c'è moltissima gente dentro e fuori le nostre organizzazioni, nella società anzitutto, nei movimenti sociali, ambientali, civici, dentro al Movimento 5 Stelle, dentro al Partito Democratico, dentro alle tante troppe sigle, lo dico con autocritica, della sinistra ecologista, ci sono moltissime persone che la pensano alla stessa maniera e quel cacciavite lo girerebbero nella stessa direzione. Allora il tema è, se guardiamo a questo, io credo che a Bologna Matteo sia riuscito a tenere questa ampia coalizione. Adesso abbiamo la sfida di allargare ulteriormente, naturalmente, anche di non disperdere chi il 20 giugno ha fatto un'altra scelta e ha votato Isabella Conti, ma sulla base di un progetto che, come ha detto Matteo qualche giorno fa, ha una sua identità, un suo profilo progressista chiaro. Allora, su queste basi, io credo che si possa e si debba fare lo sforzo di restare insieme. Lo dico con rispetto di quella discussione, sperando appunto che si riparlino e si ritrovino, ma dicendo anche una cosa che ci distingue in questo senso nelle nostre diversità dall'altro campo, perché le discussioni emergono quando ci sono delle realtà e dei partiti che discutono. Laddove non discutono, non pensate che non ci siano i problemi, è che c'è di base un modello molto autoritario che impedisce che quella discussione venga fuori. Allora, è chiaro che anche il Movimento 5 Stelle dovrà affrontare questi temi, ma io non sono preoccupata, anzi penso, guardiamo a Bologna al segnale che può dare, perché secondo me da qui arriva un segnale forte di speranza. Tra l'altro non è una città a caso questa, è la prima città dove abbiamo avuto le nostre divisioni, abbiamo visto qui nascere nella stessa piazza il Movimento 5 Stelle e quindi proprio da qui, rimettendo in fila le proposte concrete e la visione, l'anima e il cacciavite, riusciamo secondo me, attraverso una candidatura credibile e forte come quella di Matteo Lepore, a dare un segnale anche al resto del paese. Però chiaramente questo è più facile quando le persone si incontrano e si discutono. Io credo che anche il movimento dovrà fare, a seguito proprio anche di queste interlocuzioni, delle dichiarazioni che sono state, una riflessione profonda che mi auguro che porti a riscoprire appunto le ragioni di stare insieme. Vicepresidente, c'è un problemino, tanti candidati uomini nelle grandi città, anche nel centro-sinistra. Il segretario Letta, appena diventato segretario, si, come dire, ebbe subito un incontro con i gruppi parlamentari, chiese un cambio, sono cambiate le capogruppo, però il problema è che, parlando più, in maniera più larga, il centro-sinistra, il problema della rappresentanza femminile c'è, o sbaglio? No, non sbaglia affatto, è un problema clamoroso ed è un problema purtroppo estremamente trasversale. Questo lo devo segnalare perché purtroppo la politica è comunque un riflesso della società. In una società che è ancora profondamente impregnata di una cultura patriarcale, purtroppo questo riflesso di sessismo c'è anche nella politica in modo trasversale. E tra l'altro vorrei segnalare una differenza importante. C'è differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista, perché la leadership femminista è quella che si batte non solo per salvare sé, ma per emancipare altre donne e per portarle insieme a sé. E lo dico e lo sottolineo perché non basta avere una leader donna di un partito per risolvere il problema se quel partito continua a portare avanti una visione della società che relega la donna al ruolo di welfare vivente, che non ne difende i diritti a partire da quelli sul proprio corpo e che non ho mai sentito una volta battersi per gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per una più equa distribuzione del carico di cura nelle famiglie. Perché si fa molto presto, e per carità ci mancherebbe, a dire ma noi, parlo delle destre, siamo contro la violenza sulle donne, ci mancherebbe, viene da dire, ma attenzione, se tu non vedi la connessione che c'è
in quell'humus culturale in cui la violenza affonda le sue radici e appunto, anzi, eviti di affrontare questa discussione nella società, a partire dall'educazione alle differenze nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni, ecco, senza questa sfida anche culturale è chiaro che non riusciremo a portare avanti i risultati. Io ho apprezzato l'impegno che da subito il segretario si è assunto nel migliorare in quel partito, che ripeto non è il mio, le condizioni, ma naturalmente penso anche questo, lo dico salutando anche Simona Lembi, che queste battaglie le fa dentro al Partito Democratico, noi le facciamo nelle altre nostre forze politiche, dove vi assicuro e vi tolgo un dubbio, non è più facile, ok? Non è più facile, appunto è un problema di tutte e tutti, ma penso che stia soprattutto a noi prenderci con forza lo spazio e la nostra voce senza aspettare che sia nessuno a concedercelo, perché non succederà, per un motivo semplice, cioè che ogni posto in più per una donna è un posto matematicamente in meno per un uomo, quindi è chiaro che non è una cosa che il segretario potesse risolvere con uno schiocco di dita, ma io penso che alcuni segnali stiano già arrivando e mi auguro che sempre di più nelle città si facciano strada, a partire dalle prossime amministrative. È vero, candidature sindache ne abbiamo troppo poche, aggiungo pure però che qui a Bologna noi avevamo una candidata donna che abbiamo sostenuto e che sosteniamo al fianco di Matteo Lepore, che si chiama Emily Clancy, e ha fatto 5 anni di battaglie concrete in consiglio comunale nei quartieri. Certo, avremmo potuto fare anche noi la scelta diversa e magari appunto anche lei ci ha pensato di candidarsi. Abbiamo però fatto una cosa che va meno di moda, abbiamo provato ad accordarci appunto non tanto in una stanza chiusa, ma all'esito di un confronto su 7 proposte concrete che riguardano i temi che dicevo prima e che piacciono anche al Movimento 5 Stelle. Quindi secondo me tanto sta nel metodo in cui facciamo le cose, e credo che noi donne questo spazio dobbiamo prendercelo con sempre più forza, guardando esempi che ci danno speranza, come quello di Jacinda Ardern in Nuova Zelanda, come quello di Sanna Marin in Finlandia, come quello, che ne so, di tante mie ex colleghe del Parlamento Europeo, a partire da Ska Keller e dalla candidata che naturalmente correrà per i Verdi tedeschi adesso nell'ambito della nuova competizione federale. Quindi secondo me è il momento delle donne, chiaramente dobbiamo prendercelo e non aspettare che nessuno ce lo dia. Intanto aggiungo come informazione importante, perché vedo che si vota una regione in questa tornata amministrativa e il PD ha candidato in questa regione una donna, noi avremo una candidata donna per la regione Calabria che voterà insieme alle città più importanti, lo dico perché comunque nel racconto di questa vicenda l'evoluzione di cui parlava adesso Eli molto giustamente va raccontata, perché non sono cose che cambiano un attimo, sono cose sulle quali dobbiamo essere tutti determinati, la mia determinazione rimane totale su questo. Tra l'altro il PD, se non ricordo male, ha spinto e ha rivendicato di aver messo nel PNRR la clausola perché ci siano assunzioni di giovani donne, quindi come dire i fondi ci sia in qualche modo una clausola per l'assunzione di donne giovani. E qui vengo al tema del lavoro, al tema dell'occupazione. Proprio oggi Draghi sta incontrando i sindacati, siamo quindi l'incontro è stato sospeso, non so come è finito. Il tema è quello della proroga dei licenziamenti, i sindacati vorrebbero una proroga molto lunga. Ieri la cabina di regia della maggioranza ha deciso e verranno prorogati solo il tessile, la moda, alcuni, diciamo, delle proroghe selettive. I settori in crisi. Esatto. Il PD è soddisfatto di questa, intanto chiedo, di questa, è abbastanza, so che ci ha lavorato a lungo il ministro Orlando, quindi presumo che insomma ci sia stata una condivisione, però appunto i sindacati invece sono molto critici, insomma, sostengono che è ancora troppo presto. Dunque, è evidente che siamo di fronte adesso, con la ripartenza, molti nodi vengono al pettine. Uno dei nodi era il fatto che l'Italia aveva fatto questa scelta molto forte e coraggiosa di protezione, perché la protezione era assolutamente necessaria. Ma sappiamo tutti benissimo che forme di protezione come queste sono forme dalle quali poi bisogna uscire. C'è stata all'interno del Consiglio dei Ministri, tra le forze politiche,
dibattito molto acceso, questa è una coalizione molto larga con punti di vista diversi, è inutile che ce lo nascondiamo. Io in questo momento, piuttosto che dire se siamo contenti o non siamo contenti, avremmo voluto fare di più, sicuramente quello che abbiamo davanti è una situazione alla quale io ho in mente soprattutto i lavoratori e la necessità di ripartire. E la discussione che si è fatta in queste ore, che è stata fatta, che si sta facendo col sindacato, io spero che sia la discussione che porta ai migliori risultati possibili. Un punto importante è stato quello di mettere tutto ciò che oggi vive un momento di crisi di fronte alla possibilità di avere una protezione maggiore. Questo vale per i settori, tutti i settori legati al tessile, vale anche per tutti i tavoli di crisi, sono tanti, sono un numero infinito, perché era assolutamente necessario cercare di essere molto attenti a quell'aspetto. Dopodiché, alla domanda avremmo voluto qualcosa di più? Certo che avremmo voluto qualcosa di più e certo che vorremmo qualcosa di più, però siamo dentro una maggioranza composita e siamo una forza di governo responsabile. E noi abbiamo scelto di cercare, e qui c'è il cacciavite, di cercare di trovare soluzioni che riescano ad aiutare il maggior numero possibile di settori, sapendo che in tutta questa vicenda c'è bisogno di ripartire oggi e che la cosa principale è dare stimolo perché si riparta. Lo dico perché un settore per il quale io stesso ho detto su questo settore sarebbe sbagliato prorogare il blocco dei licenziamenti è il settore dell'edilizia, è il settore rispetto al quale c'è stato un fortissimo incentivo ed è in corso un forte incentivo, che è quello dell'ecobonus. L'ecobonus sta funzionando, funziona, sta creando lavoro, occupazione. È evidente che ci sarà un momento nel quale bisogna uscire dalla situazione del blocco e in quel caso lì, secondo me, il discorso della selettività funziona, cioè quel settore è un settore che sta ripartendo e quindi è giusto che il blocco finisca. Altri settori che non stanno ripartendo e che sono in crisi hanno bisogno di aiuto ed è giusto che invece lì il blocco rimanga. La stessa cosa per i servizi, e infatti ci siamo battuti e abbiamo ottenuto che sui servizi il blocco rimanga fino a fine ottobre. Quindi la mia risposta è una risposta che è legata all'oggettività delle situazioni, perché rispetto alla situazione che si è creata abbiamo dovuto lavorare, il ministro Orlando ha dovuto lavorare in quella direzione, ma tutto questo si sta facendo all'interno di una, secondo me, fondamentale riforma, che è quella che deve accompagnare tutta questa fase di ripartenza. E la fondamentale riforma è la riforma degli ammortizzatori sociali, perché noi abbiamo ammortizzatori sociali nel nostro paese che sono tarati sulla storia del passato, cioè sostanzialmente sul contratto a tempo indeterminato, che era la base un tempo di tutte le forme di lavoro. Oggi purtroppo sappiamo che non è così, lo dico perché anche il blocco dei licenziamenti, purtroppo, lo dico con grandissima amarezza, non ha bloccato i licenziamenti, perché 1 milione di italiani hanno perso il posto di lavoro in questo anno e mezzo pur in presenza del blocco dei licenziamenti. Segno che noi abbiamo delle regole che non riescono nemmeno a entrare in un sistema, in un mondo del lavoro che è drammaticamente cambiato e rispetto al quale noi dobbiamo porci il problema di come intercettare questi cambiamenti. Cito la questione sulla quale ci stiamo battendo di più in questo momento, che è quella della riforma degli ammortizzatori sociali, in cui, per esempio, la questione chiave sulla quale stiamo lavorando e sulla quale io sono confidente, sono fiducioso che si riesca a ottenere risultati giusti, è quella di riuscire a dare forme di tutela anche a tutte quelle forme di lavoro che oggi purtroppo sono tante, troppe, per come io vedo il sistema e il mercato del lavoro, che sono forme di lavoro purtroppo caratterizzate da intermittenza, precarietà, difficoltà di questo genere. E tutto questo ha bisogno di una nuova modalità di intervento. Ecco perché nuovi ammortizzatori sociali vogliono dire dare a chi non ha oggi nessuna protezione una forma di protezione, che è esattamente quello che succede nel resto d'Europa. In questo senso l'aver fatto un avanzamento sull'Europa sociale
secondo me ci dà la direzione di marcia, che è quella giusta. La direzione giusta è quella di sapere che cambia il lavoro, cambiano le condizioni nelle quali si lavora e cambiano soprattutto le modalità con le quali si vive, e noi dobbiamo avere un sistema di protezioni che riesca a seguire tutto questo e soprattutto, insisto su questo che è il passaggio per me chiave, una capacità soprattutto di riqualificazione, che è il punto essenziale, perché il vero problema che oggi noi stiamo affrontando in Italia è che una qualificazione, qual era stata quella con la quale si è entrati nel mercato del lavoro, oggi non è più sufficiente per ritrovare lavoro quando lo si perde, e quindi si entra dentro quegli elementi di marginalità che sono quelli che ci stanno distruggendo, quelli che stanno creando una depressione profonda e stanno creando quelle lacerazioni, quelle disuguaglianze così profonde. Ecco perché io insisto molto su questo, questa è una nostra bandiera ed è una bandiera che io vorrei che noi riuscissimo a trasformare in realtà concreta al più presto possibile. Per me la riforma degli ammortizzatori sociali deve essere la grande riforma dell'autunno. Riforma degli ammortizzatori sociali vuol dire andare a seguire i cambiamenti della società e del mercato del lavoro, essere in grado di fare cosa? Di aiutare la persona, di essere in grado di intervenire ad aiutare la persona, non il posto, ma la persona, perché se aiuti la persona, l'aiuti nelle evoluzioni che quella persona ha nella sua vita e sei in grado di aiutarlo soprattutto attraverso la cosa fondamentale, la qualificazione. Essere in grado quindi, e questo è uno dei grandi problemi del nostro Paese, se posso permettermi, la proposta che abbiamo lanciato sull'aiuto ai giovani e la dote ai diciottenni è esattamente questo, perché la dote ai diciottenni non è una paghetta, come qualcuno l'ha chiamata. La dote ai diciottenni vuol dire innanzitutto risarcire dei ragazzi ai quali abbiamo tolto gli anni più importanti della loro vita, perché mettere da parte il sedicesimo anno o il diciottesimo anno di vita non è come mettere da parte il 54esimo o il 47esimo o il 60esimo. Il 54esimo che io ho messo da parte nel mio lockdown è uguale al mio 52esimo, è uguale al mio 56esimo, ma il 18esimo anno di vita ognuno di noi si ricorda tutto quello che ha fatto a 18 anni, e tutti noi sappiamo che aver tolto il 18esimo anno di vita ai nostri ragazzi o averli rinchiusi in questo 18esimo anno di vita sospeso è stata una scelta durissima, faticosissima, e noi dobbiamo risarcirli per questo. La dote ai diciottenni cosa vuol dire concretamente? Vuol dire dare loro la possibilità di avere uno strumento finanziario che possono usare su tre piste, tutte e tre caratterizzate dalla parola ricerca dell'indipendenza, sia il mettersi in proprio con un'attività propria di lavoro, sia il mettersi in indipendenza dal punto di vista della casa, dell'affitto, sia il cercare una continuità negli studi. Tutte e tre queste cose sono ovvie, ma il nostro Paese è drammaticamente indietro su tutte e tre. Pensiamo al quel tema della casa. La regola da noi è che si sta a casa dei genitori molto a lungo, perché non per colpa dei ragazzi e nemmeno per colpa dei genitori, per colpa delle condizioni attorno, e non va bene. Non va bene, la creatività che un ragazzo esprime stando a casa dei genitori fino a 30 anni è assolutamente ridotta a quella che esprimerebbe se fosse indipendente. Stessa cosa per l'attività di lavoro e stessa cosa ovviamente per gli studi. Perché ho citato gli studi? Perché noi siamo il paese col più basso tasso di laureati in Europa insieme alla Romania, e questo è un dato drammatico, drammatico, perché il futuro del lavoro passerà attraverso la riqualificazione. Se io penso anche che una delle bandiere del programma di governo che Draghi ha presentato è la famosa questione degli ITS, e guardo le cifre degli ITS, che in Italia sono 15.000 gli studenti che vanno agli ITS, 15.000 è una cifra ridicola, è niente, niente. In Germania sono cifre che superano le diverse centinaia di migliaia gli studenti che fanno i percorsi professionalizzanti post diploma parauniversitari, e noi lì dobbiamo investire. Ecco perché
attorno a tutti questi temi noi dobbiamo fare veramente una grande rivoluzione culturale, ed è per questo che per me tutto questo passa attraverso una priorità giovani. Lo dico anche per un motivo molto semplice: è per me insopportabile quando ho visto qualche settimana fa i dati che riguardano il nostro partito, il mio partito, il Partito Democratico, vedere il Partito Democratico nei dati di qualche mese fa che ho visto ha un elettorato, diciamo, tra l'elettorato giovanile ha meno consensi di quanto lo ha tra tutti gli altri elettorati, e a me questa cosa preoccupa, lo dico molto francamente, perché io vorrei invece convincere i più giovani, perché se convinciamo i più giovani, convinciamo ragazzi che hanno davanti 80, 90 anni di prospettiva di vita e quindi investono su di noi perché hanno una visione lunga, e io vorrei riuscire a essere convincente su di loro. Questo per me è una delle, l'ho detto fin dall'inizio e sarò conseguente su questo. Se io manco questa missione, avrò mancato la missione generale. Se invece vinco e vinciamo su questa missione, quella di riportare i ragazzi italiani a trovare interessanti le proposte del PD, a trovare che il PD si occupa di loro e mette i giovani al centro, allora vuol dire che abbiamo svolto fino in fondo la nostra missione, perché il nostro è diventato un paese che non è per i giovani. Il capitolo di apertura del libro, come Francesca Schianchi diceva all'inizio, l'ho voluto chiamare "Mi dia una ragione". Perché l'ho chiamato così? Perché era la frase che io per 6 anni ho sentito ripetere da tutti gli studenti che venivano a Parigi dove io lavoravo, e sapendo che ero lì mi chiedevano un incontro, mi chiedevano un consiglio su quale esame dare, quale stage, quale master prendere lì, di quelli di cui mi occupavo io, e poi finivano il colloquio sempre con la stessa domanda. Ma sempre dicevano, un pochino imbarazzati, le posso chiedere una cosa che esula dal tema dell'esame o dal tema del... Certo. E tutti dicevano la stessa cosa: mi dia una ragione per tornare in Italia. Mi dia una ragione per tornare in Italia. E questa frase per me mi faceva sanguinare, perché io sapevo che dentro di me, se volevo essere serio nei confronti del futuro di quel ragazzo, probabilmente dovevo dirgli, rispetto a quello che stava facendo, stai fuori, perché l'offerta che ti ha fatto la tal università di Edimburgo o l'università di Stoccolma o quell'altra è un'offerta che in Italia devi aspettare 10 anni prima che te la facciano, oppure avrei dovuto, e invece io gli volevo dire di tornare, perché se noi non facciamo tornare i nostri ragazzi è il più grande, la più grande distruzione di valore e di talento che il nostro paese può fare. Ragazzi formati nelle nostre scuole, che fatemelo dire, sono scuole ottime, io vedevo la differenza tra i nostri ragazzi e i ragazzi con cui lavoravo di altri paesi, e vi assicuro, i nostri ragazzi erano più svegli, più flessibili, più capaci di adattarsi, molto più moderni, e è evidente che poi le imprese fuori le scelgono questi ragazzi, perché sono molto più svegli, gli fanno delle offerte che li fanno andare via, e noi ci troviamo privati del meglio del nostro paese. Questo è il vero dramma, è il motivo per cui sono rientrato ed è il motivo per cui mi sto battendo. Questa è una bellissima domanda, perché in effetti non è completamente cambiato il quadro. Io sono entrata nel 2014 a 29 anni, mi pare, e ricordo ancora come con l'emozione
di entrare in quella plenaria di Strasburgo mentre suonava l'Inno alla Gioia e c'erano già alcuni che si voltavano di spalle, vi ricorderete, no? Quelli sono stati anni terribili per l'Europa, se lo ricorda bene anche Enrico, anni in cui io entravo da federalista europea convinta e abbiamo visto l'incapacità di 28 governi di rispondere insieme, condividendo le responsabilità sull'accoglienza di quel fiume umano di speranza che attraversava a piedi scalzo i confini verso nord, ricorderete la rotta balcanica, no? E non ci voleva tanto, ci siamo confrontati spesso con Enrico su questo. Il Parlamento europeo ha votato una riforma di Dublino che chiedeva finalmente ad ogni paese di far la propria parte sull'accoglienza, valorizzando i legami significativi che i richiedenti asilo hanno, perché ce li hanno, con tanti paesi europei. E per chi non ce l'ha c'era un meccanismo di redistribuzione obbligatorio ma automatico. Ecco, questo era per fare un esempio di una crisi. Abbiamo visto gli attentati terroristici che hanno sconvolto l'Europa e che hanno fatto traballare uno dei dogmi più solidi, che era Schengen, no? Io mi è capitato di essere lì in anni in cui di nuovo si sono restituiti i controlli alle frontiere. Noi per andare in Francia avevamo le file a Strasburgo, no? Mi è capitato di vedere un paese uscire dall'Unione in quel referendum che ha spiazzato un po' tutte e tutti. Che cosa possiamo leggere in quel dato e che abbiamo letto anche con la prima elezione di Trump, su cui il libro si sofferma? Che se noi sovrapponiamo la mappa dei voti che hanno sconvolto l'Europa e il mondo, e anche noi in un pelo del nostro snobismo, diciamocelo, cosa non abbiamo visto? Che quella mappa, se la sovrapponiamo con quella dell'aumento delle diseguaglianze sociali, economiche, territoriali e anche di riconoscimento, che cosa vuol dire? Ma guarda, è una cosa di cui, guardi, ci occupiamo qui, parlavamo prima del tema della casa. Abbiamo fatto un bando per i giovani che volessero acquisire una casa nei comuni della montagna, per cui abbiamo messo a disposizione 10 milioni di euro. Abbiamo avuto tante di quelle richieste che ce ne vorrebbero 60. C'è anche una riscoperta del nostro Appennino. E però, com'è sostenibile la vita in Appennino se ci sono i servizi? Se il mio diritto a curarmi io lo posso soddisfare senza dover scendere per forza in un grande centro urbano della via Emilia? Cioè, se io non lo percepisco, Enrico parla di una parola importante, no? Stiamo cercando di mettere a fuoco anche le cose che ci uniscono nelle nostre diversità, parla della prossimità. La pandemia ci ha insegnato come non basta una rete come ce l'abbiamo in Emilia Romagna di ospedali qualificati nelle città, ma servono i presidi sanitari e sociosanitari in tutti i quartieri, no? Più vicino io posso trovare una risposta al mio bisogno di cura, più sentirò quel diritto come pieno. Se questo manca, lo sentirò come un diritto a metà. Quella è la diseguaglianza di riconoscimento di cui parla spesso Fabrizio Barca, il suo forum delle diseguaglianze, che tra l'altro aveva appunto ripreso la proposta di Atkinson, che poi penso che sia un po' alla base anche della proposta forte che il Partito Democratico ha fatto in tema di tasse delle successioni, proposta su cui io sono d'accordissimo. Il forum la spingeva ancora oltre, la rendeva universale chiaramente, ma la cosa che mi interessa lì è come passare da delle aliquote proporzionali, che non sono eque, a un sistema di aliquote che sono invece progressive. Cioè, riscoprire il tema della progressività fiscale è di sinistra, non lo fa più nessuno, e su questo noi possiamo sfidare anche le destre europee, perché segnala una contraddizione tra le tante. Nel momento in cui loro difendono a spada tratta la sovranità nazionale, stanno difendendo anche quella di alcuni nostri paesi partner dell'Unione, che sono diventati dei veri e propri paradisi fiscali. Ed è intollerabile che ci siano paesi che hanno concesso delle aliquote dello 0,005% ad una multinazionale pensando di essere più furbi dei propri vicini e di fregarci. In questa guerra al ribasso fiscale che si è scatenata in Unione Europea in modo legale, perché è permessa, perché è elusione fiscale, non è evasione fiscale, siamo tutti perdenti, stati e cittadini, e vincono solo coloro che riescono a non contribuire affatto al benessere di tutta la comunità in maniera appunto progressiva. Allora mi dici, che Europa hai visto oggi? Io ho lasciato l'Unione e Bruxelles nel 2019, in un momento ancora di difficoltà, e poi sono tornata qui e ci siamo rimessi in gioco con Coraggiosa in regione, e devo dire che appena siamo stati eletti con Presidente Bonaccini è scoppiata la pandemia. E la pandemia ha fatto un po' quello che diceva Jean Monnet, quando diceva, molti anni or sono, che
l'Europa si sarebbe forgiata nelle sue crisi e sarebbe stata la somma delle risposte messe in campo a quella sua crisi. Ed è vero, perché devo dirvi la verità, per 5 anni a Bruxelles ci si contava sulle dita di una mano quelli che chiedevano un Green New Deal per far ripartire le economie, ma su basi diverse, cioè capendo, su quello che diceva Enrico, che se dobbiamo creare nuovo lavoro di qualità, ma in un paese come l'Italia, dove lo facciamo se non nella transizione ecologica, nella trasformazione digitale, nella connettività dei nostri territori, nelle opportunità che si aprono per il tessuto di piccole e medie imprese che sono il vero cuore del tessuto economico del paese, ad un'internazionalizzazione maggiore anche attraverso il digitale. Ecco, su questo noi possiamo, il paese del sole, del vento, dell'acqua, sulle energie rinnovabili, quanto potenziale incredibile abbiamo. Ce lo racconta bene il professor Balzani, che è di qua, di Crevalcore, che i settori dell'economia verde sono ad alta intensità di lavoro. Certo che è una transizione, certo che è difficile. E a noi istituzioni che cosa aspetta se non riorientare le nostre politiche e mettere le risorse che accompagnano, affinché sia una transizione giusta, lavoratrici e lavoratori in questo cambiamento, qualificandone, sono perfettamente d'accordo anche su questo. Qui devo dire una cosa però, invece su una differenza forse. Io spero, adesso so che stanno dialogando in queste ore il governo e le parti sociali, e spero che si riesca a trovare una mediazione più alta, perché mi sembra ancora questa sbilanciata, e spero che si riesca a trovare il modo di ascoltare le preoccupazioni forti che arrivano dai sindacati. E voglio metterci una idea, uno spunto in questa riflessione. Nel dicembre del 2020 in Emilia Romagna, in mezzo alla pandemia che ha colpito così duramente la nostra regione, abbiamo firmato un patto per il lavoro e per il clima con tutte le parti sociali, con i comuni, con le università, con le organizzazioni di impresa, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni del terzo settore, per la prima volta anche Legambiente. Ci siamo dati obiettivi condivisi per questa ricostruzione, a cui orientare le risorse europee che stanno arrivando e quelle che ci mettiamo come regione. E lì dentro cosa abbiamo scritto? Un impegno condiviso da tutte le parti sociali che dice che non si adotteranno scelte unilaterali senza prima aver esperito ogni strumento utile. Allora, questo l'abbiamo fatto non da soli e non dall'alto, ma sedendoci in un momento di grande difficoltà per tutte e tutti e cercando di capire con quali tempi giusti e quali strumenti mettere a disposizione per accompagnare imprese e lavoro a ripartire in una situazione di difficoltà. E devo dire che i dati economici ci stanno dando ragione, così come il patto per il lavoro ci aveva permesso di, nel mandato precedente, aveva permesso a Bonaccini di ridurre, no? La disoccupazione dal 9 al 5% insieme a tutte le parti sociali, con questa tenuta delle relazioni forti. Ecco, adesso vediamo che i dati economici che abbiamo di fronte potrebbero permetterci già alla fine dell'anno prossimo, ecco, di tornare a livelli di crescita pre-pandemia. Certo, non sappiamo se ce la faremo, ma quello che ci tiene insieme, che mi ha insegnato questa regione di cui io sono, lo ricordo, una figlia adottiva, è che nel momento di difficoltà tu ti rialzi. Se quello che va un po' più veloce, ce ne abbiamo tante per fortuna di esperienze di imprese eccellenti da questo punto di vista in Emilia Romagna, penso al settore del food, del motor valley, della moda, se quelli che sono più veloci si girano indietro a tendere una mano a quelli che fanno più fatica. Ecco, questo è un po' quello che auspico si riesca a fare anche a livello nazionale. E chiudo lanciando due provocazioni. In Spagna hanno fatto 2 misure concrete. Proprio per il fatto che l'innovazione digitale, se non è governata con un occhio di politica redistributiva delle opportunità, del potere, delle ricchezze e del sapere, cosa succede? Che polarizza di più il lavoro. Questa città è quella in cui si è fatta la prima carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici digitali. Il tema è quello dei rider, ma non può essere normato, al di là dello sforzo comunale, da Bologna. Ecco, a livello nazionale, io credo che sia il tempo di immaginare di lavorare con i sindacati e le organizzazioni dei rider, anche noi come la Spagna, su una legge che dica una cosa banale, che non sono imprenditori di se stessi, ma sono lavoratori e subordinati a tutti gli effetti, hanno diritto ai diritti del lavoro come tutti gli altri lavoratori e lavoratrici. Allora, questo secondo me è una cosa su cui l'Italia può non aspettare altri paesi. E l'altra è quella sui congedi completamente paritari che hanno immaginato in Spagna, che è estremamente interessante, perché diciamolo, noi abbiamo un problema, tra i tanti che ha illustrato il segretario, di lavoro di cura non pagato, disastroso nel nostro paese. Allora, se dobbiamo creare nuovo lavoro e di qualità, perché non ci basta creare nuovo lavoro pur che sia, ma andiamo a investire nella transizione ecologica e nelle infrastrutture sociali, su cui spero che il PNRR possa aumentare ulteriormente le risorse previste, perché ci sono 3 ragioni per cui qui in regione investiamo così tanto sui nidi, 30 milioni di euro l'anno scorso.
Una è che rende più solidi i percorsi educativi dei più piccoli e quindi contrasta le diseguaglianze all'origine e la povertà educativa. Il secondo è che aiuta la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare delle donne, su cui sappiamo che grava in modo sproporzionato il carico di cura nelle nostre famiglie. E terzo, mi trasforma quel lavoro non pagato in valore aggiunto, in crescita e in lavoro qualificato e retribuito all'interno dei servizi alle persone. Allora certo, e chiudo su questo, che in questi anni il centrosinistra, lo dice Enrico e l'ho apprezzato molto, ha forse mancato di anticipare le grandi trasformazioni che hanno sconvolto le nostre società, quella demografica, quella climatica, quella tecnologica. E allora se troviamo una ragione di ricominciare a lavorare insieme ad una visione che possa battere le destre su questo terreno, ecco, la troviamo lì, perché come dicevo prima, quelle contraddizioni non trovano risposta, perché Salvini e chi per lui dovrà spiegare che quando difende il diritto dell'Irlanda, quando difende la sovranità nazionale, sta difendendo anche a scapito di quei lavoratori e lavoratrici che oggi hanno una tassazione troppo elevata. Ecco, questi sono i temi su cui secondo me ci ritroviamo. Però permettetemi l'ultima provocazione, che è questa: non siamo finiti qui per caso nella pandemia. Giovani e donne sono i più colpiti dai dati occupazionali. Perché lo sono? Beh, perché hanno ereditato le condizioni occupazionali e i contratti più precari. In questi anni è triplicato il ricorso al tempo determinato per le fasce under 35, così non hai prospettiva di vita. E ha ragione Enrico, ne incontro tanti anch'io, ce li ho anche intorno a me. Giovani o sovraqualificati per i lavori che finiscono a fare, quanto valore perdiamoli? Persone con due lauree che non riescono a trovare lavoro neanche nelle nostre città, spesso neanche in Emilia Romagna. Come facciamo i conti con questo? Che qualifichiamo sì il lavoro, ma anche le imprese da questo punto di vista devono fare uno sforzo in più, perché è un paese che non ha più una politica industriale e soprattutto che ha rinunciato a riorganizzare il proprio tessuto economico e ha puntato sui settori dove c'è la manodopera meno qualificata. Invece quanto vinciamo questa sfida a livello europeo e globale se puntiamo al lavoro di qualità, ma anche all'impresa e all'innovazione di qualità. Grazie. Allora, penso che il tempo stia per finire, ma mi corre l'obbligo, segretario, siccome mi hanno girato un'agenzia, Salvini era qua vicino e l'ha citata, quindi le devo chiedere di rispondere, non è che possiamo lasciarlo senza risposta, no? Allora, lui dice: mi piacerebbe un confronto con Enrico Letta sulle riforme che dovremmo votare insieme in Parlamento, riforma della pubblica amministrazione, riforma del fisco e riforma della giustizia. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Bologna, dopo che i cronisti gli hanno fatto notare che il segretario del PD era poco distante. Quindi le chiedo un incontro su tutte queste riforme e aggiungo, mi scusi, oggi, scusate se cito, ma è così, in un'intervista sulla stampa, ha anche detto che è la Lega, insomma, il garante del governo, quella che è, come dire, la forza che garantisce la tenuta del governo. Quindi vorrei che a questo suo alleato, che è qua vicino, le parla da lontano, desse una risposta. La mia risposta è quella che ho accennato prima su altri temi e che ripeto anche adesso. Io sono assolutamente favorevole, contento di confrontarmi e di discutere. Noi abbiamo idee, siamo determinati, molto determinati a far sì che questa esperienza di governo riesca a dare risposte a tanti problemi che abbiamo di fronte. Alcuni di questi problemi le risposte sono state date, ad altri ancora no. Io insisto su un punto che è la vera rivoluzione che siamo riusciti a mettere dentro il PNRR. Lì dentro c'è questo moltiplicatore automatico di occupazione per giovani e donne, che rappresenta secondo me una cosa di cui non si è ancora capito la portata. Infatti chi l'ha capita sta cominciando a protestare, perché esattamente per il motivo che Eli diceva prima, una donna in più che lavora è probabilmente la stessa cosa per un giovane. Chi vuole conservare e tenere tutto esattamente com'è nel nostro paese non è contento di queste innovazioni. Ma questa innovazione, che è un meccanismo automatico che fa sì che le risorse vengano date alle imprese nel momento nel quale le imprese applicano politiche che avvantaggiano l'occupazione per i giovani e per le donne. Io mi sono battuto per questa misura, so benissimo che in quel momento era una discussione che passava sotto traccia, perché la discussione più grossa era se il coprifuoco era alle 22 o alle 23, era la discussione sulla quale Salvini
faceva le prime pagine dei giornali, e noi però siamo riusciti quella cosa a farla approvare. E per me, quando fra 10 anni ci volteremo indietro e vedremo che grazie a quella misura finalmente l'occupazione dei giovani e delle donne in Italia ha cominciato a prendere una china più ascendente, ci diremo che ha valso la pena, è servito a qualcosa stare dentro questa vicenda e fare quello sforzo che noi stiamo facendo. Ma la mia conclusione, lo dico ringraziando moltissimo ancora per l'invito, devo dire che voi avete diversi romano a Bologna, però ne avete uno che è particolarmente insistente, nel senso che mi è stato dietro per settimane, giorni, dicendo devi venire assolutamente, poi sono particolarmente contento perché ero già venuto altre volte e quindi sono particolarmente grato a Romano per questa occasione. Sono grato molto anche a un altro romano, come sapete, col quale ho consuetudini antiche e molto belle, che saluto molto volentieri da qui. Voglio terminare su un punto al quale credo veramente tantissimo. Il nostro paese non ha tempo da perdere. Se si sta al governo, si sta al governo perché si cambino le cose oggi, non domani. Questo lo dico su un tema preciso, visto che Francesca Schianchi ha citato la giustizia, tra le cose che ha citato Salvini. Ecco, ci sono due modi, secondo me, per discutere di giustizia. Uno, dire c'è Draghi, c'è il ministro della giustizia, una donna, ex presidente della Corte Costituzionale, persone che non vogliono fare riforme della giustizia di parte, a favore degli uni e degli altri, dopo 30 anni di scontro politico sulla giustizia. Io sono per fidarmi di loro e sono per farle subito queste riforme. Ho incontrato la ministra Cartabia l'altro giorno, le ho detto il PD c'è, il PD ti sostiene fino in fondo, perché non è possibile che nel nostro paese continui a esserci una giustizia amministrata con tanti problemi come sono da noi. È uno dei motivi per cui la gente non viene a investire in Italia, sapere che la giustizia è così. E allora facciamole subito queste cose. C'è il passaggio parlamentare adesso, aggiungo, c'è anche uno dei motivi per cui l'Europa ci ha detto molto chiaramente: vi stiamo dando una valanga di soldi, a patto che facciate la riforma della giustizia, del fisco e le semplificazioni. Io penso che abbia ragione l'Europa, perché su quelle tre partite, e noi fino adesso siamo stati tutti come paese, come sistema paese, balbettanti. Ecco perché io dico, cogliamola questa occasione, facciamole queste riforme fatte tutti insieme e fatte con questo governo possono essere delle riforme molto utili, il che non vuol dire che si esaurisce qui il nostro compito. Ne abbiamo parlato l'altro giorno a Borgo Panigale, in quella atmosfera così bella in cui eravamo all'aperto e quindi eravamo tutti attaccati e abbiamo sostenuto Matteo nella corsa finale per le primarie, ma lì ci siamo dati un messaggio molto chiaro, e che è questo: noi stiamo dentro questo governo per aiutare questo governo a fare delle riforme che siano utili agli italiani oggi e a far sì che l'Italia spenda quei soldi del PNRR, perché altre volte abbiamo avuto soldi europei e non li abbiamo spesi. Aggiungo una cosa fondamentale su questa vicenda: è nelle nostre mani la possibilità di avere quelle risorse anche fra 10 anni o fra 20 anni. Mi spiego meglio. Quelle risorse non sono date per sempre, sono per una fase legata alla recessione del Covid. Se noi le usassimo male, tutti i paesi cosiddetti frugali, l'Olanda, l'Austria, che tra l'altro abbiamo eliminato dall'europeo, così, tra parentesi, sono tutti paesi che ci metterebbero un attimo a dirci: vi abbiamo dato una valanga di soldi, non li avete spesi, basta. E se dicono basta, avendo ragione a dirlo, perché se non li spendiamo questa volta hanno ragione a dirlo, noi per tutte le esigenze che l'Europa ha, io voglio salutare, vedo che si è avvicinato l'altro romano, perché qui c'è un romano in prima fila e lo saluto molto affettuosamente, molto affettuosamente. Se non si fa questo impegno per cercare di far sì che l'Europa, per l'appunto, non abbia più soltanto quel bilancio asfittico,
Con quel bilancio asfittico normale l'Europa non riesce a fare nulla. Ogni fine anno c'è il problema, si tagliano i soldi dell'Erasmus, non si tagliano, ma come si fa a fare una politica che taglia i soldi dell'Erasmus? Suicidarsi, ma perché il bilancio europeo non ha soldi sufficienti, quindi o ci sono i soldi in modo permanente dei Next Generation EU, ma per avere quei soldi per sempre, quel meccanismo dell'Eurobond e di tutto il resto, noi dobbiamo dimostrare di saper spenderli bene questa volta, e se non lo facciamo sarà un disastro. Ecco perché per me questa è la partita veramente con la quale ci giochiamo il futuro delle nuove generazioni, perché se noi usiamo bene quei soldi riusciamo a fare tutte le cose di cui abbiamo parlato questo pomeriggio e riusciamo soprattutto a rendere permanente quella operazione europea, noi saremo in grado di essere competitivi come continente europeo con i cinesi e con gli americani. Altrimenti, con cinesi e americani, ognuno di noi da solo non c'è partita, l'abbiamo chiaro tutti. Le dimensioni sono tali che l'olandese da solo, l'italiano da solo, il portoghese da solo, il tedesco da solo, ero a Berlino l'altro giorno, ho ascoltato il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz fare un discorso che ho detto caspita, ha fatto un discorso che ha detto noi tedeschi che ci crediamo di essere ancora la potenza più importante del mondo, l'industria più, senza l'Europa non saremo nessuno nei confronti della Cina e degli Stati Uniti, e per me questo è il grado di avanzamento dell'unica dimensione che ci consentirà di avere un grande avvenire. Lo dico in conclusione perché il libro poi c'ha tutta una parte di profondo amore per l'Europa, sapete quanto in questo veramente siamo tra i più battaglieri ed europeisti con Elly, perché o abbiamo l'Europa in futuro che ci consente di fare queste battaglie, di ottenere questi risultati, ci dice e ci dà queste indicazioni e ci consente di battere una competizione che altrimenti ci relegherà in una posizione marginale. Ecco perché la partita non può che essere europea, e aggiungo, io sono contentissimo e vorrei discutere anche con Salvini di Europa, per esempio, perché è un argomento, visto che anche Salvini è diventato europeista, è un argomento anche questo sul quale dovremo sicuramente discutere, però vorrei capire quale Europa, perché in Europa o si sta con i valori europei o si sta con Orban. Stare con i valori europei e con Orban insieme oggi non è possibile, questo lo dico con tutta la chiarezza necessaria, non è possibile stare oggi con Orban e con i valori europei, è stato chiaramente identificato da tutti i primi ministri che hanno preso quella posizione l'altro giorno, Italia compresa, dicendo che non è possibile. Ecco perché su tutte queste battaglie, la battaglia sul futuro dell'Europa per quanto mi riguarda forse è la più importante di tutte, l'Europa è cambiata in positivo, io vorrei che continuassimo a farla cambiare.